Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, i tifosi, gli appassionati di Palamano, Serie A Gold, sesta giornata di ritorno. Dalla Palacavina di Imola, benvenuto da Carlone Dall'Aglio, da Roberto Zanzi in regia per la Carlone Magno Production. È tutto pronto o quasi, mancano pochi istanti all'inizio della partita tra Pallamano Romagna e HC Fondi. I giocatori ospiti sono andati a prepararsi con le divise, quindi tra pochi secondi ci sarà la presentazione ufficiale. Fondi, che si trova in questo momento al decimo posto all'inseguimento di Siracusa, il nono posto, ricordiamo, è uguale alla salvezza diretta nel prossimo campionato, la partecipazione al prossimo campionato di Serie A Gold, mentre dal decimo in giù si faranno i play-out salvezza, al di là di Campus Italia che, come si sa dal regolamento, è già previsto la sua, già prevista la sua partecipazione alla prossima Serie A Silver o A2, che dir si voglia. Diamo subito il benvenuto a Pierangelo Chiarini. Buonasera a tutti. Allenatore della Faenza Giovanile, uno dei factotum di questa realtà della Palamano Faenza. Buonasera intanto. Buonasera. Al debutto in cabina di telecronaca, tra pochi istanti, dopo verremo al commento iniziale, ma tra pochi istanti ci sarà la presentazione delle squadre. Signorine e signori, buonasera, benvenuti a Imola, alla Palestra Cavina, per assistere alla sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A Gold, che vede in campo il Fondi e la Palamano Romagna. Per il Fondi, con il numero 5, Panza Angelo. Con il numero 7, Miceli Alessio. Con il numero 10, Vanoli Federico. Con il numero 11, Mucitelli Matteo. Con il numero 14, Caniete Thomas. Con il numero 16, il capitano Garcia Facundo. Con il numero 19, De Luca Daniele. Con il numero 27, Liuoli Gabriele. Con il numero 29, Speranza Giuseppe. Con il numero 30, Trani Francesco. Con il 31, Di Fazio Leonardo. Con il numero 38, Arena Luigi. Con il numero 46, Elsa Bug Adele. Con il numero 99, Fry Hamza. Allenatore, il signor De Santis Giacinto. Per la Palamano Romagna, in campo per noi stasera, con il numero 4, Amaroli Cristian. Con il numero 6, Albertini Tommaso. Con il numero 7, Mazzanti Gregorio. Con il numero 8, Chiarini Dario. Con il numero 9, Ceroni Rinaldo. Con il numero 11, Gollini Filippo. Con il numero 12, il capitano Tassinari Fabrizio. Con il numero 15, Rotaro Alex. Con il numero 16, Redelli Martino. Con il numero 18, Di Domenico Martin. Con il numero 23, Zavagli Mattia.
con il numero 25 Bandini Mattia, con il numero 26 Rinaldo Mirko. Con il numero 64 Lombes Birkenauer Adrian. Con il numero 73 Alonso Garcia Victor. Con il numero 88 Antic Ivan. Allenatore il signor Tassinari Domenico. Dirigono la partita i signori Schiavone e Nicolella. Signori, buon divertimento. Ora il saluto a metà campo tra le due formazioni che ricordiamo sono le due neopromosse dalla scorsa Serie A2. Hanno vinto le rispettive finali alle finals di Chieti di fine maggio e quindi quest'anno tornano entrambe in Serie A1 o A Gold, che dir si voglia. Chiarini, allora, aspettavamo un commento su questo inizio partita. Quanto è importante per le due squadre questa vittoria in questa partita? Allora, partiamo dagli ospiti. Cioè, per gli ospiti credo abbia un'importanza fondamentale per raggiungere l'obiettivo di evitare i play-out. Quindi loro sono a un punto di distanza da Siracusa, uno o due punti di distanza da Siracusa. Erano un punto prima di oggi, ma Siracusa ha vinto contro Bolzano, quindi in questo momento sono tre. Quindi ancora di più quello che stavi dicendo, sì, cercheranno la vittoria. Se non vogliono perdere contatto devono sicuramente cercare di fare risultato oggi, per cui loro saranno motivatissimi. Da parte nostra invece, insomma, le ultime due uscite hanno fatto vedere notevoli passi avanti e questo fa morale alla squadra. Una vittoria oggi aiuterebbe ulteriormente a fare morale per affrontare poi i play-out, che penso che siano inevitabili per quanto riguarda Romagna. Sì, non ancora a livello matematico, ma vista la stagione è difficile per i romani evitarli. Ora c'è il minuto di silenzio, quindi rimaniamo a rispettarlo. Tale silenzio in questi 60 secondi in memoria delle vittime del tragico terremoto di Turchia e Siria. In campo le due formazioni, il capitano Facundo Garcia, tra i pali dall'altra parte c'è Adrian Lombes, due stranieri, uno argentino e l'altro francese, a difendere le porte in una sfida nella sfida vera e propria. Si promette grande spettacolo tra i pali. Allora, palla agli ospiti che attaccano. Ora i consueti saluti prima dell'inizio delle ostilità con il Fondi che attacca dalla sinistra con Alessio Miceli, quel Cagnete che è l'uomo da tenere sotto controllo, l'uomo capocannoniere di questa Serie A Gold con 185 gol, e infatti segna subito lui e sblocca la partita dopo 40 secondi di gioco. In Romagna vediamo che c'è subito Rinaldo Ronni Ceroni che deve uscire, si tocca l'inguine, cioè Romagna che tra l'altro in campo, vediamo l'arbitro ferma il gioco,
brutto segnale quello di Ronny. Si tocca Linguin, Ronny Ceroni, entra al suo posto Filippo Gollini. Dopo 40 secondi, speriamo che non sia nulla di che, ma tu che hai più esperienza a livello muscolare, questo non è un gran segno, come stavi dicendo. No, no, anche perché conoscendo Ronny non è uno che si tira indietro, cioè è uno che se deve dare 100 da 105, quindi se è uscito vuol dire che l'ha sentito. In campo anche Hamza Fry, Adel El Sabag per Fondi. Ora vediamo, la palla è proprio per lui, c'è l'anticipo del Romagna che recupera la palla e lancio lungo, ma Caniete tocca e intercetta il passaggio. Si scambia con Federico Patricio Vanoli. Vediamo, va fino in fondo. Hamza Fry segna la seconda rete. 2 minuti, 2-0 con Romagna che nel primo attacco in realtà ha perso banalmente la palla perché con l'infortunio e l'uscita di Ceroni poi c'è stato un momento di deconcentrazione, la palla regalata agli ospiti. Questo è il primo vero attacco dunque della Romagna con il tiro e la rete, e la rete di Gregorio Massanti che si sblocca subito. C'è tantissimo bisogno di lui, c'è intanto la parata su El Sabag di Rombes, ma ci sono anche i 2 minuti per Dario Chiarini e tiro dai 7 metri. 2-1 il punteggio, 2:45, l'arbitro non ha fermato il tempo, quindi sta scorrendo. Thomas Valentin Caniete contro Adrian Lombes, la rete, seconda rete per lui. Andiamo con l'extra player, subito in Romagna, fuori Lombes per dare spazio a Massanti per poter attaccare in numero uguale nei giocatori di movimento rispetto agli avversari. Antic aspetta Gollini in uscita, Massanti, la palla per Victor Alonso, prova a spingere Antic, Massanti intanto rientra con destra i prali, c'è il gioco passivo, deve accelerare Romagna, prova ad andare fino in fondo, l'arbitro fischia il tiro dei 7 metri, Pierangelo un fallo tutto sommato abbastanza evidente. Sì, 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 c'erano pochi dubbi su questo. Su Ivan Antic che si va a posizionare proprio sulla riga dei 7 metri contro Facundo Garcia. La finta, spiazzato il portiere argentino. 3-2 il punteggio. Ricordiamo in Romagna, in questo campionato non ha ancora vinto una partita, 2 pareggi con Campus Italia e Rubiera, Secchi Rubiera qui alla Palacavina. Questa potrebbe essere l'occasione per sbloccare il tabellino, anche se di fronte c'è una squadra che non può regalare niente, come dicevamo in apertura, perché è impegnata nella corsa alla ricerca della salvezza diretta. Quel 9° posto che vuol dire molto, anche perché assicurerebbe appunto la prossima partecipazione alla Serie A Gold. Romani ora giostra con Massanti che chiama lo schema. Ivan Antic va fino in fondo, il tiro, passa in mezzo alle gambe, la doppietta di Ivan Antic. 3 Romagna, 4 fondi, rischia di perdere a Caniete, l'arbitro fischia, sta discutendo con, sta spiegando a Gollini che non è più ammesso quel tipo di fallo su Adel Sabag.
non altissimo ma molto largo di muscoli, ben piazzato, diciamo così, posizionamento il pivot del fondo. Vanoli traversa piena, poi la palla recuperata. Palla recuperata, rischia di perderla. Poi Lumbes è bravissimo a uscire dopo aver toccato la schiena di Gollini. Massanti accelera. Alonso per Amaroli, la parata di Facundo. Poi Vanoli in tuffo. Parte in velocità, va fino in fondo, c'è fallo di sfondamento. Quindi può ripartire Lombes, poi Victor Alonso chiede di giocare con calma, 6 minuti e 20. A livello mentale, morale, Pierangelo, questa è una partita per i romani fondamentale. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Perché sarebbe, dopo... sarebbe anche una conferma del buon momento dopo le ultime due uscite contro due prime della classe, se vogliamo dire. La sconfitta 22-26 in casa contro Sassari, intanto c'è un altro tiro dai 7 metri, e la sconfitta 22-24 a Bolzano contro Merano nella ultima uscita prima delle finali di Coppa Italia. Intanto Ivan Antic contro Facundo Garcia per il pareggio. La rete e pareggia Ivan Antic. Terza rete, 4 pari dopo 7 minuti e 20 secondi. Siamo rientrati bene in partita, secondo me, Carlo. Dopo un inizio un po' così. Dicevamo, è una partita per la Romania importante. Intanto c'è il fallo di Antic su Vanoli, non determinante per la classifica, ma intanto il momento decisivo saranno i play-out, sì, a fine aprile-maggio. Intanto il tiro, la parata di Lombes. Però chiaramente a livello mentale per i ragazzi, dopo un girone di andata e 5 partite dove hanno incontrato tutte sconfitte a parte 2 pareggi, è il momento di puntare al sorriso pieno. Intanto c'è il rigore, ancora Cagnete contro Lombes. Il tiro immediato senza finte, e c'è il secondo rigore di Cagnete. Terza rete, entra in campo Tommaso Albertini al posto dell'ala Cristiano Amaroli sulla fascia destra. Ora Antic gestisce, cerca Mazzanti, la palla è per Filippo Gollini. Bellissima combinazione a due questa, ottimo, bravo, bravo. 9 minuti, 5 pari, va fino in fondo, tanto dall'altra parte Hamza Frai. Terza rete per lui, per Fondi hanno segnato 3 reti a testa Cagnete e Frai. 3 per anche Ivan Antic dall'altra parte, 1 a testa per Mazzanti e Gollini. Ora attacca Antic, cerca di andare fino in fondo, segna, ma l'arbitro probabilmente per un doppio palleggio, situazione di passi, doppio palleggio, non saprei dire con esattezza. Vediamo ora anche il fischio arbitrale per il fallo di Mazzanti ai danni di Hamza. Sono 9 metri per il Fondi. Ricordavamo in apertura che sono già giocate, hanno già finito le partite tra Campus Italia e Raimon Sassari, 30-40 per i sardi, e soprattutto per quanto riguarda la parte bassa della classifica, Siracusa batte Bolzano 30-24, un colpaccio della squadra che vede tra i pali anche il mordanese ed ex Romagna Lorenzo Martelli.
Ora Vanoli accelera contro Gollini, c'è la grande parata, poi Di Domenico si fa sfuggire la palla, Cagnetta ancora, Vanoli, il tiro di Cagnetta è veramente imbarazzante, la facilità di tiro in elevazione di Valentin Cagnetta, una sentenza quando tira. Quarta rete, 7-5 per Fondi. Una grande storia di pallamano per entrambe le formazioni. Ora attacca Mazzanti. Cambia con Victor Alonso, la palla rotola, rotola e segna la sua prima rete davanti ai suoi nuovi tifosi. Victor Alonso Garcia. Parte in contropiede, va da solo fino in fondo, lascia che si sieda il portiere e segna il pareggio. Due gol consecutivi in 15 secondi per Victor Alonso Garcia. 7 pari, 11 minuti e 30 giocati. Un'ottima presenza di pubblico sulle spalti della palestra Cavina, anche i tifosi sentono l'importanza della partita. In campo anche Luigi Arena, ora intanto un'altra parata su El Sabag di Lombes. Ottimo intervento di Adriano. Victor Alonso, finta di contro, finta il passaggio, poi si infila ma viene fermato dal fallo, quindi deve ripartire dai 9 metri la squadra di casa, allenato, ricordiamo, per il 45esimo campionato consecutivo da Domenico Tassinari, chiaramente Palamano Romagna, Romagna Handball e precedenti. C'è il fallo sui 9 metri, non fanno andare al tiro Mazzanti, i difensori ospiti. Vediamo l'arbitro, che ricordiamo, la coppia arbitrale Schiavone-Nicolella. Ora, braccio alzato per il passivo, acceleranti, rischia di perderla Victor Alonso, la parata di Facundo Garcia. Cagnetta, Arena, finta coi piedi, viene fermato da Mazzanti, Cagnetta, c'è il fallo. Sui 10 metri, quindi molto lontano dall'area, esce anche Adel El Sabag. In campo Giuseppe Speranza, perde palla, l'ha recuperata. Grande intervento del Romani che può ripartire con Antic che si avvicina a grandi falcate, il tiro, c'è il fallo e c'è il tiro dai 7 metri. Due minuti forse stanno aspettando, no, non ci sono due minuti, quindi solo 7 metri, il tiro e la rete di Ivan Antic. Implacabile Ivan Antic, 4 gol e sono 8 per Romagna, 7 per Fondi. Al 14esimo, era da tanto tempo che Romagna nella massima serie non si trovava davanti nel punteggio. A questo punto della partita ci pensa subito Arena a impattare. 8 pari, no. C'è l'errore, fa ripartire Facundo Garcia. La palla per Speranza, c'è il fallo fischiato a Gollini, 9 metri, Arena che scambia, ora va da Hamza Freddi. Cagnetta,
Arena, finta di tiro, sfugge la palla a Cagnete. Vediamo il lancio lungo per Vittor Alonso, il tuffo e la rete che fa scattare in piedi tutta la cabina. 9-8, 15-20 giocati, c'è l'immediato pareggio e Hamza Frey. 9-8. Poi stiamo soffrendo un po' le loro ripartenze veloci, secondo me. Dopo le reti della Romagna, il Fondi è già riuscito un paio di volte a segnare subito con una progressione che Romagna non è riuscita a difendere. È sempre sul lato destro del campo. Attacca ora Vittor Alonso. Ivan Antic, la deviazione, ma la rete. 5 reti per Ivan Antic. Sicuramente a livello tecnico e tattico, Pierangelo, la presenza di Vittor Alonso come terzino libera e sgrava Ivan Antic da una serie di pressioni della difesa che fino a questo momento in campionato sono state devastanti per lui. Sicuramente, ma si vede, è evidente anche che, diciamo, con la testa sono molto più liberi. Antic con l'ingresso di Vittor in 7. Tanto c'è una parata molto meglio, e questa è una parata super enorme di Lombes. Fallo ai danni di Ivan Antic. Una parata enorme, clamorosa di Lombes nell'uno contro uno. 19 il punteggio, continua il più 1 per il Romagna. 17 giocati. Massanti. Petantic, Vittor Alonso trova pesca Gollini che allarga le braccia in modo di esultanza e ne ha ben d'onde. Più 2 per il Romagna, 11-9 al 17-30. Doppietta per Gollini intanto. Siamo ancora in attesa di avere informazioni sull'infortunio di Ceroni, che anche nelle rotazioni è fondamentale. Tira fuori, taglia troppo in diagonale Hamza Frey. Quindi Romagna spinge e va fino a fondo. E c'è l'esultanza anche di Gregorio Massanti. Più 3 per Romagna, 18 giocati. Intanto c'è la parata con la spalla di Adriano Besse sul tiro di Arena. Più 3 per il Romagna, 18 minuti e 14 giocati. Direi che meglio di così era difficile immaginarsi la partenza del Romagna contro una squadra che è venuta in riva a Santerno con l'unico obiettivo di vincere per portarsi verso la salvezza. Pirangio, sì, direi che in attacco sta funzionando molto bene, anche non ho visto alcune buone combinazioni soprattutto fra terzini e pivot. Diciamo, se riusciamo a sistemare un pochino alcune sbavature difensive, secondo me ci divertiamo. Per quanto riguarda il Romagna, stagione avara di soddisfazioni, come abbiamo ampiamente già detto, ma che in previsione dei play-out, che quasi sicuramente, ma anche solo la matematica, li vedrà impegnati gli arancio-blu, un'iniezione di fiducia giocando bene contro due squadre, come dicevi, prime della classe come Sassari e Merano, giocando molto bene, soprattutto contro Merano, rischiando anche qualcosa in più che quasi il pareggio, diciamo. Sì, ci siamo andati vicino. Trovare questa partita, bisogna cercare di portarci a casa il risultato per cominciare a ragionare con una nuova mentalità. Ora intanto un gol straordinario per Luigi Arena, che va da solo
in mezzo a tre uomini e riesce a colpire. Adesso vediamo. Problemi al pallone. Problema col pallone. Il cambio palla. Tra l'altro non ha ancora fatto il suo ingresso in campo il capitano Fabrizio Tassinari. C'è intanto anche da pulire per terra entro i ragazzi, i bambini, i ragazzi del settore giovanile a dare una mano. Così come non sono entrati anche i giovani a disposizione. Fuori per infortunio ancora anche lo Cicero, un altro elemento che può dare sostanza nelle rotazioni. Rotaru deve entrare ancora in questo match. Ora tutto pronto, può ripartire la partita. Un grandissimo saluto nel frattempo a tutti i telespettatori e gli ascoltatori e gli appassionati di Fondi. Tra l'altro una bellissima località da visitare. Ora intanto Victor Alonso va fino in fondo, tira, palo, ma c'è un altro tiro dai 7 metri con Ivan Antic già pronto. L'uno contro uno di Victor sta mettendo in difficoltà molto la difesa del Fondo. Quarto rigore per il Romagna. Antic 13-10. 6 gol. È determinante a livello numerico l'apporto di Ivan Antic in questo 13-10. Quando ci si avvicina al 20° minuto giocato, Speranza cambia Vanoli. Arena prova ad andare petto contro petto con Victor Alonso, può ripartire Speranza, lo segue Chiarini, poi dall'altra parte c'è uno scontro tra Arena, l'arbitro ora ferma il tempo e il gioco perché c'è da pulire il sudore per terra, perché è proprio attorno alla riga dei 6 metri, una zona pericolosa. C'è stato uno scontro anche qui petto contro petto, l'arbitro ha optato per lo sfondamento, quindi vediamo ora che c'è, stanno parlando al tavolo, vediamo che c'è. Se non ho interpretato male, l'arbitro ha, cioè, forse il commissario di campo ha richiamato l'arbitro per un time out del Romagna che però Domenico non aveva chiesto a mio avviso. Ok, questa potrebbe essere la soluzione. Time out, secondo time out del primo tempo, 20 minuti, 17 secondi, Romagna avanti 13-10. E se siete nella zona qua a Imola, se avete la possibilità, venite ancora alla Pallacavina, perché questa è sicuramente una partita emozionante e lo sarà sicuramente fino alla fine. E vedere la pallamano dal vivo è un qualcosa che le riprese, anche se fatte bene, non potranno mai dare. No, è vero, lo spettacolo dal vivo è sempre nettamente superiore a ciò che si vede anche live su un video. Attacca ora, finalmente si riparte, attacchi Romagna con Mazzanti che è tornato dopo un lungo problema, un lungo infortunio, è tornato dopo tanti allenamenti, un lungo periodo diciamo di assestamento, e ora di nuovo determinante, anticipa, poi ancora però la palla per Antic, si alza, traversa piena. Vediamo il gol, c'è la rete. Rinaldo. Di Mirko Rinaldo, il giovane
vaio della Palamano Romagna, giovanissimo, che segna un'altra rete in Serie A1 o A Gold, il 14-10. Sento di dar ragione al pubblico, Carlo. Miceli, forse, non lo so. La rete è stata realizzata da Miceli, il vice capitano. Sinceramente non ho visto bene da poter commentare con precisione lo svolgimento dell'attacco. Ora però dall'altra parte è Romagna con Victor Alonso, rischia di perdere la palla, è a terra Di Domenico, doppio pivot per il Romagna, il tiro alto, pieno braccio, alto di pochi centimetri, oltre la traversa di Antic, in velocità Vanoli trova un varco, poi viene fermato con il fallo. Un paio di sostituzioni in campo: Canete, Miceli, Vanoli prova ad andare via, vediamo, ha trattenuto il fallo, sicuramente vediamo un fallo di 2 minuti di esclusione per Ivan Antic, che si accomoda in panchina, uomo in meno. Su più 4 per il Romagna, ora c'è stata la rete, quindi il più 3 va fino in fondo, c'è la parata ancora di Lombardi, prova a uscire, lo fa con calma il Romagna nelle sagge mani di Victor Alonso, che ora scambia con Albertini, un'altra signora parata di Adrian Lombes, che sta mettendo davvero le mani sulla partita. Extra player per il Romagna, senza portiere, in campo Alex Rotaru, che sporca anche questo referto per lui. Marcatura individuale su Victor. Per box to box, ora Albertini, c'è il braccio alzato, deve accelerare, Rotaru, c'è sfondamento, quindi palla per gli ospiti. Ora possono ragionare all'alba dei 24 minuti di gioco. Cagnete sa che tantissimo passa dalle sue mani, così come da quelle del portiere Facundo Garcia, sono i due pilastri della squadra di Giacinto De Santi. Ora Vanoli rischia di perderla, non fischia l'arbitro, può attaccare ora Cagnete, la palla è larga per l'ala. Ora Arena, un altro gol pazzesco di Luigi Arena, terza rete, le ultime due di pregiata fattura, quelli di Luigi Arena. Vediamo il Romagna ancora con l'uomo in meno, quindi col portiere pronto a rientrare in caso di perdita della palla. Finiti i 2 minuti, quindi ora parità numerica, può giocare Mazzanti e Rotaru. Rotaru fino in fondo, viene trattenuto palesemente al braccio. Vediamo se rientra Antic, anzi no, tira dai 7 metri Victor Alonso Garcia. C'è la parata di Facundo, errore dai 7 metri, Vanoli in velocità fino in fondo, la parata con la gamba, l'Adrian Lombes
destra del Fondi. Ora attacca il Romagna con Antic che è rientrato in campo, Massanti. Romagna è costretto a giocare dal primo minuto senza Ceroni, che è uscito subito per infortunio. Nelle rotazioni tra i pivot è determinante la sua presenza. Numero eccezionale di Ivan Antic, che segna il 15-12. Caniente tira alto. Più 3 Romagna, che ora gioca con calma. Entra in campo in questo momento perché serve la tranquillità del capitano a gestire la cabina di regia. Fabrizio Tassinari, da una parte Antic, dall'altra Victor Alonso, poi c'è Chiarini, finto pivot, con la classe che ha, effettivamente si libera molto bene. Purtroppo tira sopra, purtroppo chiaramente per il Romagna, tira sopra la traversa. Può andare Vanoli, prova fino in fondo, c'è uno scontro, sono in 3 a terra, vediamo, c'è 3 a terra, vediamo, chiamano subito il medico, si rialza, speriamo assolutamente nulla di grave. Stanno camminando, si stanno chiarendo Vanoli e Victor Alonso. Fortunatamente per lo spettacolo di questa partita nulla di fatto, c'è il rigore però ai 7 metri contro Redaelli, tira Cagnete e segna. Cinque gol per Valentina e Cagnete. Tassinari accelera. Rotaro ora. Rotaro si libera! E però nel momento del tiro gli scappa evidentemente la palla dalle mani. Ora Vanoli in piena velocità. Deve rallentare. C'è lo scontro tra Chiarini. Tempo fermo, mancano 2 minuti esatti, c'è da pulire il campo, ma prima c'è da vedere rialzarsi Luigi Arena, anche lui un colpo al volto. ...15-13 il punteggio. Pierangelo si sta chiaramente alzando anche la tensione per la posta in palio, Arena fino in fondo. Lo dicevo in preparazione della partita, questa squadra non è assolutamente solo Cagnete, anche Luigi Arena è un signor giocatore. Direi, confermo, sì, un ragazzo del 2003, ma già da diversi anni nel giro delle nazionali giovanili. Anche nelle recenti qualificazioni under 20 ha fatto vedere delle cose eccellenti, sono un bel giocatore. Attacca in Romagna, la palla è persa, quindi può ripartire Facondo Garcia, va in velocità, Cagnete allarga per la rete. Di Gabriele Nivoli, che segna a 1 minuto a 40 secondi dalla fine, segna il pareggio. Il Romagna ha sprecato in questo primo tempo 4 gol di vantaggio al 21esimo sul 14-10. Ora gioca per l'ultimo possesso della prima frazione, per cercare il gol del più 1 per andare all'intervallo in vantaggio. Vediamo, l'arbitro non fischia, la parata di Facundo Garcia. Garcia.
Mancano 10 secondi. 10 secondi. Tassinari va fino in fondo, viene colpito. Gli arbitri non fermano il tempo, il tiro è alto di Ivan Antic, poteva essere gestita meglio. Pierangelo, questa ultima azione, ora vediamo che anche Tassinari va a chiedere spiegazioni all'arbitro. Sì, perché sembra che la difesa sia stata un po' troppo alta, diciamo così. Finisce 15 pari questo primo tempo, vediamo che le squadre ora si avviano verso gli spogliatoi. Pierangelo Chiarini, un commento su questo primo tempo. Primo tempo per il pubblico sicuramente godibile, giocato con una buona intensità da tutte e due le squadre. Come hai detto tu prima, negli ultimi 5-10 minuti del primo tempo si è visto anche un innalzamento dell'intensità difensiva, decisamente. E secondo me in questa partita qui una difesa efficace può fare la differenza oggi. I tabellini velocemente per il Romagna, una rete per Rinaldo, 2 per Gollini, 2 per Massanti, 7 per Ivan Antic e 3 per Victor Alonso. Per Fondi, 1 per Miceli, 1 per Livoli, 4 a testa per Frai e Arena e 5 per Cagnete. Da Palacavina è tutto, rimanete per i nostri amici sponsor, rimanete collegati, ci vediamo tra qualche minuto per il secondo tempo.
Bentornati a tutti appassionati di pallamano, bentrovati da Palestra Cavina di Imola, una delle due case della pallamano Romagna, l'altra è l'immenso Pallacattani di Faenza. Torniamo in diretta, tra qualche secondo riparte Pierangelo Chiarini, un commento lampo, cosa dovrà fare in Romagna, soprattutto in questa via di ripresa. Mostrarsi assolutamente determinato, perché la partenza, secondo me, partire bene aiuta nella continuazione della partita. Vediamo il primo possesso del secondo tempo, si riparte in pratica da 0-0, esatto. Nello specifico dal 15 pari con Gregorio Massanti, numero clamoroso in elevazione, traversa piena, quindi attacca fondi con Frai. Ora il tiro, la parata, la palla è entrata dopo il tocco. Valentin Cagnete, sesto gol per lui, torna in vantaggio la squadra ospite al primo minuto della ripresa. Più uno per fondi, arancio blu in attacco con Massanti. Victor Alonso devia in diagonale, c'è cioè la parata di piede con la gamba di Facundo Garcia. Vanoli in velocità chiama lo schema, poi tira, beffa Lombes, un bel gol di Federico Patricio Vanoli, la sua prima rete. Fratello di Santiago, che qua a Romagna conosciamo bene. Attacca Massanti, Antic contro il muro, c'è il fallo di El Sarag ai danni di Antic, poi anche il fallo ai danni di Victor Alonso, quindi, ed è per questo che viene assegnato il tiro dai 7 metri. Dopo l'errore di Victor Alonso alla fine del primo tempo torna Antic, che però si fa parare da Facundo Garcia. Ora Vanoli fino in fondo, sfondamento per ripartire Gollini, la palla lunga per Mattia Bandini dall'ala per superare le mani di Garcia in uscita, tira troppo alto. Ora rientra intanto in difesa sempre il baluardo Dario Chiarini al centro della difesa, mentre Antic prende ossigeno. 17-15, dopo il più 4 nel primo tempo, il Romagna insegue e deve essere brava a non crollare. Vanoli fino in fondo, la parata di Lombes, Massanti, c'è il fallo, viene fischiato il fallo di sfondamento per il fallo nel contrasto con Daniele De Luca, che stava aspettando. È stato veramente bravo l'ala del Fondi ad aspettare, intuire il movimento di Massanti, farsi trovare fermo a metà campo, aspettare il contrasto, e quindi la palla di nuovo al Fondi. Probabilmente Massanti non lo ha visto e quando si è girato se l'ha trovato di fronte e non è riuscito ad evitarlo. Esattamente, ora Cagnete, arena il tiro e la rete. Se è una sentenza Cagnete al tiro, anche Arena. Arena ha fatto 4 gol fino adesso, no? 5 gol con questo. 5 gol e non sono proprio gol banali, cioè ha fatto gol. Uno più bello dell'altro. Con gesti tecnici veramente notevoli. Attacco ora la squadra di casa, che si trova sotto di 3 quando sono passati 4 minuti e mezzo.
C'è l'anticipo. Ragazzi, qui non abbiamo i problemi. E va in porta con una girella. Palla pesce intanto da Romagna. De Luca lanciato lungo e va a recuperarla però la palla. Sei gol per Arena. Hamza Frey. C'è stato proprio un crollo vertiginoso in questo avvio di ripresa della Romagna in attacco. Ora la palla, cioè l'ha parato su El Sarag di Rombes, attacca Antic che viene fermato, si aggrappa Arena, segna Antic, l'arbitro annulla, ferma in tempo proprio il piede del campo, annulla la rete, ma viene concesso solo il tiro dai 9 metri, quindi la punizione lontano dall'area. 19:15 per il Fondi, sono passati 5 minuti e 40. Attacca ora ancora Mazzanti, c'è bisogno di lui, della sua imprevedibilità e della sua forza fisica. Ora prova ad allargarsi e poi viene strattonato, viene buttato a terra da Arena. Chiarini, Mazzanti, Antic, la palla per Chiarini che si butta a terra a recuperarla, c'è la spinta di El Sarag, di Adel El Sarag. Antic, c'è il braccio alzato, fallo di sfondamento, può ripartire in fondi, De Luca troppo lungo, non ci può arrivare, sta regalando qualcosa anche in fondi. Noi bisogna che ne approfittiamo di questi momenti qui, dobbiamo rientrare in partita subito. Come detto in precedenza, il fondi deve vincere per forza per rimanere aggrappato a meno uno al Siracusa in corsa per il nono posto. Per forza, chiaramente, sempre tra virgolette. Ora intanto tempo fermo, c'è ancora un problema con la palla. Si viene cambiata nuovamente, direi. Togliamo i prosciutti dagli occhi? Ce la facciamo? Il movimento, quello della pallamano Romagna, che come diciamo spesso, Imola, Faenza, Lugo e Mordano, un bacino d'utenza notevole, sta producendo grande numeri, grandi importanti, direi, numeri e risultati anche a livello giovanile. Rotaru, palla per Victor Alonso, numero di altissima classe. Sblocca in Romagna dopo 7 minuti e 30 nell'intervallo, dall'intervallo, quindi con 7 minuti e 30 di digiuno offensivo. E sono tanti, Carlo. Si riporta a 3 reti dal fondo. Cagnete va fino in fondo, c'è il fallo. Tempo fermo. Stavamo dicendo del progetto per Angelo, un progetto che sta dando soddisfazioni anche a livello under 20. Sì, sì, diciamo che tutto il sistema che abbiamo messo in moto sta, dicevamo prima, producendo numeri importanti che poi trovano la loro sintesi in questo gruppo under 20, che è poi anche il gruppo che sta facendo il campionato di Serie B come Pallamano Romagna e che sta producendo, diciamo, un bel gioco. I ragazzi stanno crescendo bene, insomma c'è del materiale su cui lavorare, a parte il materiale, ma c'è anche del talento su cui lavorare, non solo del materiale.
Materiale con la M maiuscola. Ora, diciamo che Rinaldo 2005 sta giocando oggi qui e... cioè si sta facendo valere, non è... Sì. Esattamente, è un altro prodotto del vivaio del Romagna. Ora Massanti, Rotaru devono scambiare, stanno marcando, stanno escludendo dall'attacco Victor Alonso. Ora Massanti è fuori giro, è fuori ritmo, ma si butta dentro e segna Victor Alonso Garcia al nono minuto. Vediamo intanto il fallo al nono minuto più due per Fondi. Cambio del portiere per il tiro dei 7 metri. Abbiamo il giocatore del Fondi, un po' claudicante. Abbiamo, intanto abbiamo ricevuto durante l'intervallo la notizia che era abbastanza evidente, cioè che dell'infortunio di Ceroni che non potrà rientrare in campo. Intanto Cagnete segna il gol numero 7, 20-17, ci si avvicina al decimo della ripresa. Si è ribaltata l'inerzia del punteggio dopo il più 4, 14-10 del ventesimo del primo tempo. Ora e Romagna insegue, c'è ancora la rete di Victor Alonso Garcia che si sta prendendo sulle spalle la squadra. Cagnete va fino in fondo, c'è la parata di Rombes, ma c'è anche il fischio della coppia arbitrale che interrompe il gioco, il fallo di Bandini sulla incursione di Cagnete, quindi altro viaggio dai 7 metri. Quinto rigore, Cagnete, c'è la rete. Ottava rete per lui. 5 su rigore, arancio blu in attacco, 21-18 per Fondi che ora difende su Massanti, sbaglia il passaggio, poi c'è il fallo ai danni di Rotaru. Massanti prova l'uno contro uno, vinto Alonso. Grande assist di Massanti e grande gol di Alonso. 7 gol per lui. E gli ultimi 4 sono tutti suoi, se non sbaglio. Nella ripresa ha segnato solo Victor Alonso Garcia per il Romagna. 15 pari all'intervallo, ricordiamo. Ora Frai, poi Cagnete, il tiro, la parata, la traversa. E poi Gollini la recupera e fa ripartire la sua squadra che ora può respirare con un attacco senza aver subito gol. Rotaru, Victor Alonso, Massanti, questi i tre terzini che costruiscono l'azione d'attacco dei padroni di casa. Da destra a sinistra ora con Massanti, Vittorio Alonso prova ad andare, uno contro uno, viene trattenuto al momento del tiro, 9 metri per Romagna, che deve essere comunque bravo, soprattutto in campo, a non farsi prendere dalle proteste nei confronti degli altri. Mantenere, rimanere sul pezzo senza farsi prendere il nervosismo. Bravo Greg. Massanti, un gol eccezionale, lo aveva promesso alla vigilia che sarebbe stata la partita della sua rinascita in stagione e finora lo ha dimostrato, prendendosi anche lui la squadra sulle spalle. Ma questa è una squadra che sta giocando veramente a un buon livello. 20-21, attacca Hamza Vanoli, Cagnete, Gollini esce su di lui, c'è un tiro in diagonale, Cagnete,
riporta sul più due Fondi. Salutiamo di nuovo, per chi non era in ascolto precedentemente, tutti i tifosi appassionati della squadra laziale. Ora c'è un fallo, un'infrazione commessa da Romagna. Sinceramente non ho capito il fischio, quindi non posso commentarlo. A palla è per Fondi. Credo abbia fischiato un'infrazione di passo. Cagnete fa girare i compagni di squadra. Hamzafrai, Vanoli in accelerazione, la palla è in mezzo, ma c'è la parata. C'è la parata di Adrian Lombes. Ora dall'altra parte vediamo il passaggio, il tiro, la parata, ma c'è il rigore. A Valentin Cagnete sul fallo su Rotaro e 7 metri Ivan Antic. 14 minuti giocati, 22 Fondi, 21 Romagna. Ottava rete per Antic, la prima nella ripresa. Ora sta salendo clamorosamente il livello di pressione sui giocatori in campo, da una parte all'altra. Ora Arena, dopo aver rischiato di perdere la palla, lo fa partire Frai, la palla è per lo stesso Vanoli che va fino in fondo, però perde il contatto con la palla, al limite dell'area, il contropiede. In contropiede Albertini, poi c'è Massanti che viene spinto, la palla per Rotaro, il tiro e la rete di Alex Rotaro che pareggia con la sua prima rete, 22 pari esattamente al 15° della ripresa. Pierangelo, una partita del genere sotto di 3 gol, di 4 gol dopo 5 minuti in precedenza sarebbe stata sicuramente, i romani si sarebbe sicuramente già arreso. Invece il cambio di mentalità nelle ultime partite è uscito in questo momento, a metà, dopo 10 minuti Romagna si è riportato pari, 22 pari. Ora c'è il time out intanto. Io sono convinto che se i ragazzi prendono coscienza delle proprie possibilità e hanno più fiducia nei propri mezzi, possono sicuramente giocarsela con chiunque. E nello specifico questa sera con l'HC Fondi. Lo scontro, lo ricordiamo, tra le due neopromosse che si sono qualificate alla Serie A Gold a maggio durante le Final Six di Chieti. La prima rete di Rotaro al 15°, cioè la porta in parità le due squadre. E ora 15 minuti da vivere quasi senza respiro. Dopo il 0-0 iniziale è la seconda parità che abbiamo in incontro, quindi testimonia un equilibrio notevole in questa partita. E finalmente Romagna che se la gioca totalmente alla pari, dimostrando di meritare questa categoria. Massi. Frei, Hamzafrai segna dopo la prima rete nella ripresa per lui, la quinta in generale. Ora Rotaro al centro della cabina di regia, Cristian Amaroli all'ala, Alonso scambia con Rotaro, Massanti è pronto a ricevere la sua sinistra, cerca il varco, così Alonso va, Amaroli in diagonale e segna
sfruttando lo spazio lasciato dalla difesa. Ora, avendo un attaccante in più di estremo valore come Victor Alonso, anche le difese avversarie sono più in difficoltà a chiudere su tutti gli spazi e le corsie offensive. Anzi, sono probabilmente portati ad avere l'attenzione più su Alonso, perché abbiamo visto che tutti gli uno contro uno quasi li ha vinti, quindi inevitabilmente, se l'attenzione è focalizzata più su Alonso, si aprono spazi per gli altri. Bravo. C'è una bolgia come erano anni che non si sentiva qua alla Palacavina. Finalmente l'apporto del pubblico è di alto livello, come la categoria chiede. La parata intanto di Lombes, con Mazzanti che si tuffa per recuperare la palla. Parata che viene dopo una bella azione difensiva a muro di Chiarini e Gollini insieme, che obbligano il tiratore su quell'angolo dove l'ombre c'è. Entra in campo anche Mattia Zavagli, un altro 2005 per il Romagna all'ala sinistra, un altro che non ha paura di niente. Ora l'errore nel passaggio dell'attacco del Romagna, concedere un altro possesso a Arena contro Chiarini che lo tiene, commette fallo, vanno giù entrambi, ma non c'è né cattiveria né nessuno che si agonismo rischia di farsi male. Scivolano a terra. Semplicemente ora 18 minuti giocati, si entra pian piano ma neanche tanto nel momento caldo. De Luca fino in fondo con un taglio clamoroso, ma tecnicamente un ottimo taglio dell'ala destra. Ora dall'altra parte Romagna con Alonso che cerca Chiarini da pivot, cioè il fallo 9 metri. Zavagli, Ivan Antic, entrato Fabrizio Tassinari con lo scambio con Chiarini. Quattro terzini sostanzialmente in campo in questo momento. Ora Antic deve passarla all'ultimo a Victor Alonso, il tiro, la palla esce sulla parata di Facundo Garcia, che giustamente esulta come se avesse fatto un gol, perché una gran parata, sì. Sono parate come quella di poco fa di Adrian Lombes, sono parate che valgono un gol per la propria squadra. Cagnete ci si avvicina, pochi secondi al ventesimo. De Luca, c'è la rete di Miceli. Le ultime due azioni si è portato di nuovo su più due fondi. Ora Tassinari, Anzafrai prova a uscire su Antic, va fino in fondo Tassinari, c'è la parata di Facundo Garcia, rewind di 30 secondi fa col discorso dell'importanza delle parate. E ora il fondi gioca per il più tre, che a 9 minuti e 30 dalla fine potrebbe cominciare a essere un divario importante. De Luca, Cagnete, Rai. Non tira il fondi, c'è poi il fallo, probabilmente è l'ultimo tocco prima dell'infrazione del passivo, se non ho contato male. Deve tirare pressoché immediatamente, cioè in realtà un passaggio, hanno provato una volante ma non gli è venuto bene, non si sono capiti gli attaccanti del fondo. Con Tassinari che riparte da destra, poi va a sinistra da Antic, Victor Alonso, scambiano in tre ancora,
Prova a prendere la carica Tassinari, la palla arriva a Zavagli, che torna da Antic. Tassinari, Alonso, viene trattenuto, Antic, la fine in fondo, e segna Ivan Antic. Nono gol, nono gol per Ivan Antic. Dall'altra parte, Valentin Cagnete segna la sua decima rete di serata sui 26 della sua squadra. Entra in campo in questo momento Martino Redelli tra i pali del Romagna, mentre si sta pulendo il campo. Mancano 8 minuti e 15 secondi. Vediamo le scelte sia in attacco che in difesa delle due squadre, con Tassinari che allarga per Antic, cerca il varco centrale, arriva Victor Alonso, è costretto a centrarsi Zavagli, la palla per Ivan Antic. Ivan Antic che segna anche lui la rete numero 10. Doppia cifra anche per lui. Risponde immediatamente a Valentin Cagnete, i due top scorer di serata, con Victor Alonso che li segue a 7. Gollini si fa anticipare dallo stesso Cagnete, ma il tiro è fuori. Ne esce illeso Redelli tra i pali. Tassinari sulla destra, prova a centrarsi, la palla è per Amaroli che prova il pallonetto, viene anticipato, viene intercettato da Facundo Garcia che ora dà la carica. Mancano 7 minuti esatti, 7 minuti esatti, ed è comunque, Pierangelo, uno spettacolo vedere dalla parte dell'altra i portieri che sono così protagonisti. E non c'è soprattutto una squadra che domina largamente per tutta la partita. No, il punteggio lo dice lunga, c'è un equilibrio assoluto e i portieri fanno la differenza. Ora Frai prova il tiro, la parata di Redaelli che mette la sua firma sulla prestazione. Torna il portiere, Vittor Alonso va fino in fondo, viene vinto, segna un gol eccezionale, però rimane a terra. Rimane a terra, è stato compiuto il momento del tiro. Infatti gli arbitri hanno combinato in 2 minuti. Penso Vanoli. Vanoli ha 6 minuti e 20 secondi alla fine della partita. Anche i 2 minuti ovviamente cominciano a essere assolutamente pesanti. Intanto Victor Alonso con la rete numero 26 segna la sua 8ª perla di serata e c'è il 26 pari, terzo pareggio di serata, Carlo. A 6 minuti e spiccioli dalla fine, davvero una tensione incredibile, ma una tensione bella di quella di sano agonismo, che è quello che vogliamo vedere sui campi. Ora Gollini anticipa con un'azione straordinaria difensiva, intercetta, c'è il tiro di Victor Alonso, la palla era probabilmente nell'aria, l'arbitro, vediamo che ora vanno sulle proteste dei giocatori e chiaramente anche del pubblico, dei giocatori di casa. C'era il tiro, è stato intercettato dal difensore sulla riga dei 6 metri. Chiaramente i giocatori della Romagna chiedono, indicano all'arbitro che è stato toccato dentro l'aria. Gli arbitri però non sembra, assolutamente no, danno i 9 metri a Romagna, 26 pari,
mancano 5 minuti e 40 secondi. Dobbiamo sfruttare la superiorità numerica adesso. Romagna uno in più in campo. Rotaru. Antic. Rotaru. Prova ad andare fino in fondo. Viene spinto. Sette metri. 5 minuti spiccioli. Antic. La rete di Antic. La rete di Ivan Antic. 11 reti. Top scorer di serata. 5 alla fine. Si alza il clima qua alla cabina. Arena. La palla ritorna indietro. Canete. Arena gira dietro all'arbitro. Poi va il Sarrag. C'è il fallo della difesa. 9 metri. 4 minuti e 30. Romagna avanti di una rete. Arena viene intercettata, la palla è alta ma c'è fallo al limite del rigore, viene dato la punizione dai 9 metri e c'è il braccio alzato per il gioco del passivo. Arena, ma la conclusione, c'è il fallo della difesa, c'è però anche il sudore nel campo e ovviamente viene chiamato il ragazzo della sciugatrice. Pierangelo, un finale che non poteva essere diverso visto tutta la partita. Ah, però si sta rivelando veramente un bel finale, bello incandescente, dove ogni palla ha un peso enorme. 27-26 per Romagna, 4 minuti esatti, il tiro. Aveva cavato un altro cappello dal cilindro stavolta Arena, preso Arena, il palo. Un tiro che non si è capito da dove sia potuto passare. Avevo detto cappello dal cilindro, ma volevo dire coniglio dal cilindro. Palo clamoroso. Il palo che respinge quindi la rete in pareggio. E ora in Romagna, col capitano, 3:30 alla fine. Davvero, tutti con fiato sospeso. Va fino in fondo, però perde la palla nel tentativo di scarico. Può andare. Ora vediamo il fallo di Chiarini che ferma. L'arbitro non ferma in tempo. Mancano 3 minuti. Vediamo. La palla è parata. A Martino Redaelli che para. 3 minuti esatti alla fine. Ivan Antic. Tassinari prova ad entrare. Rotaru, no. C'è il fallo in attacco e parte Vanoli in piena velocità, va fino in fondo, c'è il tiro e la rete. Ne mancano 2:30 alla fine. C'è il tempo fermo, vediamo. Per la pulizia del campo, niente di particolare, c'è solo da pulire il campo. Qua c'è davvero tanta gente, l'umidità alle stelle. Si sta comodamente in maglietta questa sera dentro alla cavia, nonostante il freddo esterno. 27:37 sul cronometro, 27 pari punteggio. Entra in campo Gollini per il pivot in attacco. Tassinari Antic. Chiama lo schema. Poi Victor Alonso. Tassinari sulla destra, viene trattenuto. Abbastanza platealmente, infatti cioè, un po' chiaramente le proteste del pubblico. Ora Tassinari, Vittorio Alonso, il passaggio è per Mattia Zavalli, classe
28-27. Dall'altra parte la parata di Redelli. Zavagli solo, segna la doppietta, la doppietta di Mattia Zavagli, i gol più importanti della sua carriera fino a questo momento, e chiaramente viene abbracciato da tutta la squadra, mentre coach Giacinto De Santis chiama ovviamente il time out. Non poteva fare diversamente. Un minuto e 25 alla fine, doppietta straordinaria di Mattia Zavagli. Il bello di questo sport, Carlo, in un amen si può ribaltare la partita. Da togliere il fiato, se lo ricorderà, immagino, a lungo. Ah, penso anch'io. Due reti in praticamente 15 secondi. Ci vuole coraggio nella prima rete a prendersi il tiro, ci vuole coraggio nella seconda ad andare a testa bassa in contropiede e andare fino in fondo. 90 secondi, Carlo. Ha neanche 18 anni, deve ancora compierli. Ora però c'è da giocare un minuto e 20 secondi con il Fondi che ci prova l'anima per andare a pregio un tiro. Dica niente, fuori equilibrio, non poteva metterla questa, era in caduta, ci ha provato. L'ha forzato molto stavolta, secondo me. Non... Con la sua qualità, un gol che può fare, ma in una situazione del genere, col portiere ben piazzato, era davvero difficile. Ora il Romagna sta cercando di farla addormentare questa palla sul più 2, e ora c'è il fallo di sfondamento di Amaroli. Victor Alonso, El Sarag, il tiro di Valenti e la parata di Martino Redelli. Gollini trova il varco, poi allarga ancora per Zavagli che trova la terza rete. E ora è finita! Mancano 20 secondi, ma più 3 per il Romagna! È finita con la tripletta di Mattia Zavagli, la tripletta negli ultimi minuti di gioco, e Romagna conquista la prima vittoria, tutti in piedi! Non so quanta gente ci sia, ma davvero tanta, a vedere questa Romagna. Per tutta la settimana ce lo siamo detti, è la partita giusta per provarci. I ragazzi ci hanno provato contro un Fondi che fino a 20-30 secondi dalla fine è rimasto in partita, perché al Fondi questa partita serviva e ci ha creduto, ha cercato almeno il pareggio alla fine. Ma è davvero una gran bella squadra questo Fondi, Cagnete a parte come squadra, allenata molto bene da Giacinto De Santis. Ora gli applausi a fine partita. Siamo stati una bella squadra anche noi, Carlo, oggi. Una grande partita del Romagna che si toglie la soddisfazione, e ora va ad applaudire. Va ad applaudire con il pubblico, si prende tutti gli applausi. Perché questa è la partita con cui Romagna si scrolla tanti mesi. Di fantasmi. Esattamente, di fantasmi dentro l'armadio. Ora si prende l'applauso!
era la partita che Romagna doveva provare a vincere. E adesso speriamo che vincere aiuti a vincere, Carlo. Si dice così, quindi... Aiuti a sbloccarci una squadra che è cresciuta enormemente, che ha nei giovani del vivaio la propria forza, il proprio entusiasmo. E oggi l'ingresso di Zavagli ne è stata la conferma, eh? Una tripletta proprio, così. Proprio i suoi tre gol negli ultimi minuti, è davvero emozionante, dei livelli clamorosi. Vedere tutto questo qua alla pala cavena. Vediamo i tabellini finali con 5 reti per Hamza Frai, 6 per Arena, 11 per Caniete, 1 a testa per Vanoli De Luca e Livoli e 2 gol per Alessio Miceli. Per il Romagna sono 8 reti per Victor Alonso Garcia, 11 per Ivan Antic, 1 per Alex Rotaro, 3 per Mazzanti, 1 per Amaroli, 2 per Gollini, 1 per Mirko Rinaldo, un altro classe 2005, e 3 gol. Gli ultimi 3, quelli decisivi, che valgono i 2 punti in classifica, sono tutti di Mattia Zavagli, classe 2005 da Mordano. Un ultimo commento flash per Pierangelo Chiarini. Cosa devo dire? I ragazzi sono stati eccezionali. Hanno messo in campo tutto quello che avevano e secondo me hanno vinto meritatamente la partita. Questa era una vittoria che ci voleva, che fa sicuramente morale e che spero sia l'anteprima per altre vittorie, ecco, diciamo così. Gli applausi anche per un Fondi che è venuto a Imola per cercare la vittoria, per avvicinarsi appunto al nono posto, come abbiamo detto varie volte, che è caduta solo nel finale. Gli applausi per comunque quello che ha mostrato questa sera. È una squadra solida che può dare dei grattacapi a tante, anche delle più grandi. Allora qua, mentre alla pala cavena si stanno consumando i saluti e gli abbracci tra tutti, tra il pubblico e i giocatori e lo staff tecnico, noi diamo i saluti. Ringrazio prima di tutto Pierangelo Chiarini al debutto in cabina di Telecronaca. Grazie a voi per l'invito, spero che insomma sia stato piacevole anche per voi ascoltare le mie elucubrazioni. Più che piacevole. Ringraziamo anche Roberto Zanzi in cabina di regia. Da Carlone Dall'Aglio è davvero tutto. È davvero tutto. La prossima partita si giocherà a Rubiera contro il Secchia sabato prossimo, mentre la prossima in casa del Romagna sarà sabato 25 febbraio al Palacatani di Faenza contro Fasano. Da Carone Dall'Aglio a questo punto è davvero tutto, un saluto anche Eleven Sport e alla FIGH, un saluto da Carone Dall'Aglio. Grazie Pierangelo Chiarini, buonasera a tutti. Il prossimo appuntamento è il 25 febbraio.